Grazie Presidente, Ministro, voglio tranquillizzarvi, io parlerò veramente poco, anche perché vorrei fare giusto qualche piccola osservazione. La prima è che soprattutto dopo quello che ho sentito stasera, è che sto veramente pensando di fare una proposta di legge che proibisca di parlare a tutte le persone che, con i loro, parlare della propria regione, a tutte quelle persone che con i propri comportamenti l'hanno rovinata, anzi l'hanno devastata. Ed è vero, è verissimo, mi dispiace che non c'è quello che diceva l'onorevole Russo. Noi non possiamo fare altro che imparare da lui. Soprattutto possiamo imparare molto come fare ad essere indagati per associazione mafiosa, ad esempio, o come poter dire che siamo noi ad avere comportamenti minacciosi quando proprio mentre lo diceva dietro di lui sedeva Luigi Cesaro, che per chi non lo sappia, noi lo conosciamo benissimo, noi campani lo conosciamo veramente bene, ma per chi non lo sappia invito veramente ad andare a leggere il suo fantastico curriculum vitae. Poi parliamo del decreto. Veramente non capisco come si fa a fare un decreto sulla terra dei fuochi, ma per un motivo molto semplice. Mi hanno sempre insegnato, fin dalle elementari, che il decreto doveva avere due criteri in particolare, la necessità e l'urgenza. Ora, sulla necessità nessun dubbio. Ma parliamo un attimo dell'urgenza della terra dei fuochi. Voi state considerando la terra dei fuochi adesso un'emergenza, il che è per dir poco ridicolo, perché l'emergenza ci poteva essere 20 anni fa, 10 anni fa. Adesso è uno stato di fatto devastante e l'avete creato voi, tutti. Quanti voi in quest'aula, perché tanto i partiti da 20 anni e da molto di più sono sempre gli stessi. State ricostruendo anche la Democrazia Cristiana, quindi veramente non ci manca nulla. Quindi se proprio vogliamo fare qualcosa per la terra dei fuochi, non facciamo un decreto, per favore, non prendiamoci così tanto in giro, facciamo una proposta di legge, facciamola seriamente. Comunque, parliamo anche delle metodologie che hanno accompagnato lo studio di questo decreto. Io non sono nella Commissione Ambiente, quindi non voglio parlare di voi, anche se ho minimamente visto come si è lavorato, ma voglio parlare della mia Commissione, la Commissione Affari Sociali, che ha dovuto dare un parere al decreto senza neanche sapere se quello che riguardava l'ambito sanitario venisse approvato o meno in Commissione Ambiente. Quindi noi dovevamo decidere se approvare, che così non importa, ma se dovevamo decidere se approvare o meno un decreto sulla terra dei fuochi senza sapere se venisse approvato il ticket, senza sapere se venisse approvato il registro tumori, così al buio, come se neanche stessimo giocando, che ne so, a poker, veramente proprio al buio dovevamo fare. Tanto che ci importa, mica stiamo decidendo le sorti di una terra già del tutto martoriata. Complimenti. Oltretutto, in questo decreto non è previsto neanche il divieto di costruire nuovi inceneritori, tanto mica fanno male, continuiamo pure a devastarla questa terra. In questo decreto si parla ancora di commissario straordinario e in particolare per la terra dei fuochi si parla ancora di commissario straordinario, ma volete capire che per i campani parlare di commissario straordinario è veramente una beffa? Ci avete distrutto con questi commissari straordinari. Io non voglio dire che questa metodologia è sbagliata, ma se continuate a mettere come commissario straordinario persone che pensano solo ai propri interessi, è inutile. Parlatene con Bassolino se non volete parlare con me, fate spiegare a lui il perché non va bene il commissario straordinario. Io capisco veramente che a voi mancano le persone oneste, o che comunque quelle oneste non fanno veramente curriculum, da voi mandate avanti altro. A proposito, mi dispiace veramente tanto per Faraone, ma o cambiate veramente voi all'interno, oppure basta con queste scelte. Veramente è indecente. Comunque, la cosa veramente più grave del decreto, ma proprio grave, è che non avete minimamente pensato a che cosa volesse la gente. Voi pensate che lì la gente si vede, i parenti, gli amici, i genitori, i figli, i bambini morire. E l'unica cosa che vuole è giustizia, l'unica cosa che vuole è vedere che chi è stato a causa di questo va in galera immediatamente, ma veramente immediatamente. E voi invece che cosa dite? No, forse qualche pena amministrativa, sanzionatoria, questa gente deve andare in carcere. E non avete punito non solo chi ha inquinato, non solo chi inquina, ma neanche chi sapeva e non ha fatto nulla. Neanche che chi sapeva, neanche se qualcuno che sapeva faceva parte delle istituzioni. Ma di cosa stiamo parlando? Perché volete continuare a prenderci in giro così? Voi state osando veramente tanto. Voi continuate a dire giorno dopo giorno che siamo noi a istigare la gente. Il vostro Presidente del Consiglio dice continuamente.
A parte le balle in televisione, ma questo lo facciamo di far fare a Fazio. Dice continuamente che noi istighiamo le persone, che incendiamo gli animi, che chiamiamo la gente a protestare contro di voi, quando voi state rischiando tantissimo, perché quando questa gente si alzerà e protesterà veramente perché è disperata, perché la state portando alla fame, perché la state portando alla morte, voi sarete in grandissimo pericolo e non avrete neanche il tempo di chiedere scusa. Quindi incominciate adesso, abbassate la testa, chiedete umilmente perdono per i vostri peccati e cominciate a fare qualcosa. Qualcosa di serio, per una volta non fate più campagna elettorale, almeno su queste cose, almeno sulla morte e sulla vita delle persone, proprio veramente per decenza. Mi scuso per questo carisma, ma veramente non se ne può più. Grazie.